qual è la differenza tra arti marziali, difesa personale e sport da combattimento? Dal mio punto di vista, la difesa personale è qualcosa che chiaramente è imparentata con le arti marziali, con gli sport da combattimento, ma malgrado ne condivida quelle che sono, possono essere gli schemi biomeccanici e quelle che sono certi aspetti mentali, è comunque qualcosa di diverso. Ed è qualcosa che può essere praticata senza influenzare il percorso marziale o quella che è l'attitudine al combattimento di un agonista. Per spiegarlo utilizzo una metafora che secondo me è piuttosto efficace. L'idea è che la difesa personale è né più né meno che saper guidare una macchina nel traffico. Devi quindi sapere come funziona la tua macchina, non devi essere un super esperto, cioè in verità non c'è neanche bisogno che tu sappia come funziona il motore, ma serve sapere per esempio come scalare di marcia, come sterzare, come frenare, le manovre principali, per cui come parcheggiare, come uscire da uno stop dando la precedenza, quelle che sono le regole della strada, quindi sapere come leggere i cartelli stradali, rispettare i semafori, sapere quali sono i significati della segnaletica in generale e ovviamente avere un concetto di prudenza e di allenamento a quella che è la risposta a quelle che possono essere le problematiche della guida nel traffico. Quindi il sapere ovviamente frenare in tempo, conoscere quelle che sono le problematiche legate alla distanza di sicurezza, più tutto ciò che è relativo per esempio alla situazione contingente, al manto stradale, alle condizioni atmosferiche. Siamo tutti d'accordo che per prepararsi a guidare nel traffico non è che serva una conoscenza enorme, serve una conoscenza pratica, ben strutturata, ben allenata e poi chiaramente esperienza e buon senso. Questo tipo di capacità, questo tipo di capacità estremamente pratica è qualcosa che nasce e fondamentalmente muore là. Si diventa un po' più bravi, certo che se fai un corso di guida sicura o se fai un corso per cui diventi bravo a guidare una macchina in pista o se fai delle gare di rally sei più performante anche nella guida nel traffico, ma l'aumento che hai non è insomma enorme. Magari certo se ti capita una situazione di grosso rischio magari hai riflessi più pronti, magari sai prevenire meglio, magari sai gestire meglio la macchina. Facendo un esempio, sta piovendo, ti trovi a dover frenare bruscamente e perdi il controllo della macchina, sei più abile a riacquistarlo. Ma nell'ordinarietà della guida nel traffico i tuoi skill servono tanto quanto. La guida invece, se volessimo paragonare la guida alle arti marziali, è il piacere della guida, il piacere di conoscere la propria macchina, di sapere che tipo di motore ha, magari essere anche degli amatori di un certo tipo di auto, magari di auto d'epoca o di certi tipi di modelli, il piacere di poter sperimentare più auto, di poter godersi magari una gita con una macchina che si ha piacere di guidare e in un particolare panorama. Il tipo di esperienza è molto più legato all'atto del guidare, al piacere del guidare, alla conoscenza del mezzo, che non all'utilità stessa. Certo che ovviamente tutte queste caratteristiche rendono anche la persona più abile e più capace nella guida, ma anche qua, se torniamo all'esempio precedente, non sono determinanti nella stragrande maggioranza dei casi. Utili, sicuramente utili, sicuramente condividono con la guida parte del patrimonio, del loro patrimonio in termini di skill, ma non si ha bisogno di una conoscenza tanto profonda per guidare nel traffico. E infine parliamo degli sport da combattimento. Sempre utilizzando questa metafora, la metafora della guida, gli sport da combattimento sono chi guida un determinato modello di auto in virtù di una gara. Quindi fai una gara di rally, guidi con quelle regole, sapendo che la tua macchina è preparata e ottimizzata per quel tipo di tracciato o di competizione. E la mentalità nell'utilizzo del mezzo è quello di vincere la gara, certo anche di non farsi male, ovvio, ti fai male, fai un incidente, probabilmente perdi la gara. L'ottica è sfruttare al meglio la propria macchina, conoscere il percorso, conoscere quali sono le regole per poter arrivare i primi. Ora, pensa se
sempre utilizzando la metafora della guida, noi confondessimo questi ambiti. E pensa se dovessi utilizzare il tipo di guida per una gara nel traffico, cioè la mia idea non è più quella di guidare per arrivare da un punto A a un punto B o per spiegare delle commissioni per accompagnare magari mio figlio a scuola, ma la mia idea è quella di arrivare primo, di sorpassare gli altri. E di metterci il meno tempo possibile per fare un percorso. E la difesa personale è qualcosa che nasce e muore nel contesto in cui ha utilità e ha senso ed è estremamente poco epica. E per farti un paragone, e chiudiamo con questo, immagina quanto può essere divertente diventare bravi a fermarsi al semaforo o a partire esattamente quando scatta il verde. Oppure a fare un parcheggio in retromarcia nel minor numero di manovre possibili. Voglio dire, sì, forse qualche volta puoi anche giocare a fare qualcosa del genere, ma onestamente, ma quanto può essere divertente e longevo un gioco simile? Molto poco. Per cui, se si tratta degli skill che devono proteggere te stesso e che sono puramente funzionali, impara a guidare bene. Se vuoi divertirti o se vuoi provare piacere nella guida, ci sono altre modalità.